Quanto è palese che le community sono degli animali beceri e che sarebbe meglio chiuderle piuttosto di averle? Un bel gioco senza community sarebbe una manna dal cielo senza che nessuno dica le solite cagate o cambi idea ogni 2 minuti peggio di una bandiera in una tempesta? Un sogno, e invece ci tocca sopportarle e dargli anche retta. Quindi dai, vediamo che è successo. Oggi non dovevano uscire video perché c'era la demo di Outrider se volevo dedicarmi a capire il gioco, a godermelo visto che l'ho seguito zero. Ma invece mi tocca leggere articoli di giornale e vomitare bile perché ci sono persone che non hanno una personalità propria e seguono come zombie inneggiando qualcosa che manco loro capiscono. Parliamo di due dei giochi che io amo di più. Uno è Anthem, impopolare lo so, ma che ci posso fare se volare in armatura mi piace? Ci posso fare nulla. E l'altra è chiaramente Cyberpunk. Ora, settimana scorsa credo ho fatto il video su Anthem in cui annunciavo che EA stava per decretare la fine dello sviluppo di Anthem Next e nel contempo i ragazzi di CD Projekt venivano hackerati e gli veniva rubato praticamente tutto. Da lì a una settimana più o meno è successo che la community, se è così che si può definire, considerando che Anthem praticamente non ha più nessuno che lo segue a parte me e credo altre 2 persone al mondo, ok? Si è sollevata inneggiando minchiate e indignandosi di questa cosa, cioè che EA non voleva più o sta decidendo se far morire definitivamente Anthem Next oppure no. Mentre la community di Cyberpunk, dopo l'annuncio di ieri che la patch 1.2 sarà momentaneamente rimandata di circa 2 settimane, quindi manco stiamo parlando di chissà che roba, a causa di un hacking gravissimo, povera CD Projekt ovviamente, ha riacceso le torce e i forconi. Ma analizziamo meglio per un secondo perché secondo me la gente è ora che scopi di più e non si trafigge i testicoli con la forchetta per risultare più furiosa e indignata. Ora, Anthem, il gioco è uscito, shitstorm infinita, giusta in buona parte, ma esagerata nei modi, secondo me. Gioco morto praticamente istantaneo. La comunità videoludica si ricorda di questo titolo solo per paragonarlo ad altra merda. Ora che EA sta decidendo se dare ancora soldi a quei 30 cristiani a Vancouver per lavorarci sopra o lasciare tutto com'è e ignorare definitivamente questo titolo, ahimè, fallimentare, la community che fino a 2 minuti prima era inesistente ha scaricato tonnellate e che ha scaricato ovviamente tonnellate e tonnellate di merda su questo gioco, si indigna. Perché? Perché non vogliono che venga cancellato. Vi giuro, non potete vedere la faccia, ma capite l'ironia della cosa? Cioè, first reaction, shock. Cyberpunk 2077 ancora peggio. CD Projekt sta subendo colpi da oramai 2 mesi. Quasi ogni settimana. Prende una pugnalata o una randellata. A caso, a scelta. Il fatto di essere stata hackerata è una cosa gravissima e estremamente pesante. E considerando il lavoro che stanno cercando di fare per risollevare le esperienze negative che molti giocatori, per il 99% console, hanno avuto è un'operazione di non poco conto. È vero, hanno scelto loro questa strada, ma è vero anche che tutto ciò che gli sta accadendo attualmente non è una loro scelta. Quindi, perché community ti sta indignando sul fatto che hanno rimandato di 2 settimane una patch? A detta di CD Projekt, tra l'altro importantissima, perché vi state lamentando? Se la patch esce ed è una merda, vi infuriate che la patch è una merda. Se la patch viene rimandata per problemi non derivanti da loro, vi infuriate perché è stata rimandata. Se la patch esce nei tempi giusti ma è una merda, vi infuriate perché hanno fatto le cose di fretta. Ma allora, il vostro fottuto cervello, come cazzo funziona? Quindi, in conclusione, lo so, sono l'ultimo dei coglioni a cui dar retta, ma per favore, lo chiedo con gentilezza, lasciate lavorare le persone con i loro ritmi, indignatevi quando le cose vanno male, come è giusto che sia, o non vanno proprio. Non continuate a cambiare idea, a scagliarvi come un mare di merda su chiunque, perché più fate così, più chi sviluppa e produce non farà altro che lavorare peggio e darvi ulteriore merda su cui scagliarvi. In pratica è un circolo vizioso di merda. È una bruttissima cosa, ma è così. Dai, io torno a giocare ad Outriders e vediamo se questo gioco mi appassiona. Voi
cercate di calmarvi e non incazzatevi costantemente per qualsiasi cosa. Aspettate, aspettate e vedete che cosa succede. Quando accadono le cose, allora e solo a quel punto dite la vostra, ma non continuate a farlo inutilmente. Detto questo, GG a tutti quanti.